Ministro, le popolazioni campane chiedono prima cosa che non ritornino i militari in Campania, abbiamo insomma dei ricordi ancora freschi e sicuramente il rapporto non è stato dei migliori quando è arrivato l'esercito in Campania. Beh, le popolazioni campane chiedono cose anche tra loro diverse, nel senso che ci sono anche chi da tempo chiedeva l'invio dell'esercito. Ora, il punto fondamentale è non far diventare l'esercito il centro della discussione, perché l'esercito è un supporto alle forze dell'ordine, non deve essere sostitutivo, può dare una mano in una fase di difficoltà, ma questo non ci deve indurre a rinunciare a un'organizzazione più efficiente, strutturale e definitiva del sistema di pubblica sicurezza presente su quell'area. Quindi non facciamo diventare esercito sì, esercito no, origine di un'ennesima polemica. L'esercito sarà lo stretto necessario per bloccare il fenomeno dei roghi e in modo sinergico con le altre forze dell'ordine. Dopo cosa succederà? Cioè, dopo l'esercito, diciamo, e l'esercito dopo noi bloccherà i roghi e poi dopo? Noi dovremmo usare quel tempo per appunto dare una risposta di carattere strutturale sul fronte del coordinamento delle forze dell'ordine, del contrasto al nero, dell'utilizzo dei vigili del fuoco e della guardia forestale. E nel frattempo credo che sia molto importante che vadano avanti dei processi di integrazione tra il lavoro delle diverse polizie municipali e dei comuni interessati. Ma lei non crede che le persone si aspettavano una misura diversa da parte del governo, visto che l'esercito dei vigili non deve diventare centrale? Ma se quella è la misura che viene varata dal governo, è normale che poi le persone... Beh, non è la le misure sono una ventina, se vuole gliele elenco. Dire che io non voglio che si discuta solo dell'esercito, perché in quel decreto si parla anche di risorse per le bonifiche, di screening sanitario, di classificazione della falda, di classificazione delle acque, di contrasto ai roghi attraverso strumenti di repressione e nuove figure di reato, attraverso un sostegno all'agricoltura, attraverso un controllo della filiera agroalimentare, attraverso l'utilizzo in funzione no food delle aree agricole che non sono utilizzabili per l'attività agricola alimentare. Insomma, dire che l'unica risposta è l'esercito non mi pare che corrisponda al contenuto del decreto. Si è anche criticato il fatto che la raccolta differenziata da Napoli sia uno stop, sia arrivata a un fermo. Io non ho criticato, io ho detto una cosa, che si può rivedere anche l'impiantistica, quella centrata sui termovalorizzatori, se c'è un salto di qualità della differenziata. Il salto di qualità della differenziata per ora non c'è stato, io credo non solo perché manchino degli impianti, e sicuramente mancano, e in questo senso credo che ci devono essere delle integrazioni del piano, ma anche perché c'è un problema di organizzazione dei soggetti industriali che devono gestire la differenziata, e le aziende dei rifiuti che gestiscono il ciclo dei rifiuti hanno bisogno di una riorganizzazione per poter raggiungere quegli obiettivi così ambiziosi. Ce la vede Berlusconi sotto la foto di Che Guevara e Fidel Castro? Facciamo la foto di Che Guevara e Fidel Castro non è nella sede del PD, da qualche non erano neanche in quelle del PC, quindi si figuri. Quindi non è vero quello che sono detto, non si incontreranno. Io non le ho mai viste le foto di Fidel Castro nella sede del PD. Voi, no. Guardi, si arriverà a una decisione, chiedo di poter analizzare le risultanze del lavoro che hanno fatto gli istituti di ricerca che sono stati coinvolti, di cogliere e di valutare le diverse implicazioni di carattere amministrativo, di avere un confronto anche con l'Unione Europea, che è un soggetto non irrilevante nelle decisioni che dovremmo assumere. Sulla base di questo, in tempi molto brevi, daremo una risposta. Grazie. Ministro, un attimo per chiarire, ci sta Schiavone che continua a fare interviste al Der Spiegel, diciamo in TV, eccetera, eccetera, e, cioè, ma ormai può chiarire, non c'è più nulla che è segretato delle dichiarazioni di Schiavone, oppure no? Diciamo lei, quindi. Io ritengo che sia la questione della segretazione sia stato un problema, perché credo che sia stato sbagliato mantenerla per così tanto tempo, ma che non sia la soluzione, nel senso che le dichiarazioni di Schiavone non vanno riscontrate in ordine a quella relazione, ma in ordine all'insieme dei procedimenti che hanno riguardato la vicenda interamente nella Terra dei Fuochi. In quei procedimenti sono ormai note tutti i tipi di interramento. Quello che è mancato è un passaggio ordinario da
dal potere giudiziario al potere amministrativo delle informazioni, talvolta anche diciamo, una mancanza di passaggio di informazioni che ha costituito un alibi per alcune amministrazioni. Nel decreto io ritengo che sia molto importante il fatto che per la prima volta sia previsto un obbligo del PM a comunicare all'amministrazione direttamente interessata la presenza di un fatto che costituisca un pericolo dal punto di vista ambientale. Quindi avere un flusso costante di queste informazioni, non soltanto rimettere alla buona volontà del magistrato che comunica al Ministero dell'Ambiente o ai comuni che c'è il problema e non rimetterlo alla buona volontà degli amministratori che dopo che hanno letto il giornale vanno a chiedere che cosa è successo. È molto importante che ci sia questo tipo di flusso costante e non rimetterlo neppure a uno strumento comunque eccezionale come quello di delle deposizioni che un pentito rende di fronte a una commissione parlamentare. Dobbiamo avere appunto questo flusso ordinario e costante di informazioni. Una domanda per il blog. Appunto, come anticipavo già prima, ci sono migliaia di persone che sono costrette a chiudersi in casa perché impossibilitate di respirare. Ci sono continui luoghi che seguono diciamo, gli incendi e via discorrendo. Queste persone, se per la prossima estate non avranno una risposta concreta, perché i luoghi si producono nella notte, si è spostato il fenomeno, noi le porteremo a Roma perché loro ce lo chiedono. Quindi noi abbiamo già stabilito l'evento. Sono un blogger, sono la terra dei fuochi. Sono un blogger, sono la terra dei fuochi. Però non è una domanda, io non cioè, so. Stava fino al tavolo, cioè. E non ha detto questa cosa il ministro, volevo capito, ma stava fino al tavolo. Io le dico che penso che le misure previste nel decreto siano in grado di contrastare il fenomeno. Se ci sono ulteriori indicazioni siamo disponibili a accoglierle, ma lei non ha fatto una domanda, lei mi ha detto una cosa, io ne prendo atto. No, un impegno veramente concreto, perché nei campi romani si continua a bruciare, nei fondi agricoli si continua a bruciare. Sì. Cioè, valorizzatore di Giuliano. Ho già risposto su questo. Ho già risposto. Sui tempi ritengo che adesso, ripeto, c'è bisogno di valutare le analisi che è emersa dagli istituti di ricerca, sulla base di quello attiveremo un confronto con la Regione Campania che è direttamente interessata, credo insomma che che un paio di mesi siano necessari a dare un... E scartare le mie ablandi soluzioni proposte. Sì, quelle credo che già la Commissione darà, diciamo, farà uno screening delle soluzioni possibili. Poi sta la politica e il rapporto tra le amministrazioni valutare quella più idonea dal punto di vista dei costi, del consenso sociale, degli elementi di compatibilità.